Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica. Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica. Qualità ed efficienza al tuo servizio. C'è una bevanda per tutti che unisce i sapori e le tradizioni d'Italia. Per lei che cerca il sole nelle giornate più buie. Per te che ami la natura ed il suo gusto unico. Per voi che con quattro risate ed una chitarra create la felicità. Dal profondo sud della Calabria nasce una bevanda dal gusto inconfondibile che è fatta per ognuno di noi, per tutti, per te. Bergotto. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Parisi Fashion sfila la moda. Stile da femme fatale, look casual chic e note vitaminiche. Scopri con noi i capi e gli accessori della prossima stagione calda. Colori brillanti, linee vaporose e tanta voglia di fantasia, di dettagli vistosi. Le collezioni per la primavera estate 2018 viste sulle passerelle. Parisi Fashion sfila le migliori marche. La camiceria Mastai Ferretti, la giubbotteria di Canadians, Alviero Martini, Siviglia, USA Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crit, Diana Gallisi, le borse Gattinoni e Save My Bag. Parisi Fashion sfila la moda in corso Vittorio Emanuele 22 a Siderno. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas.
Ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, martedì 8 maggio con i fatti del giorno, tutti importanti perché il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è indagato ed è la notizia del giorno. In carico dunque a Calabria Verde, sotto inchiesta Mario Oliverio, indagini chiuse sul comando del sindaco di Acquaro. A fianco un'altra notizia che domina oggi in prima pagina, Madre Coraggio non cede, sono sola e senza scorta, appello dopo l'autobomba all'Imbadi. L'Italia torna in campagna elettorale. Il capo dello Stato metterà comunque in piedi un esecutivo di garanzia a sostegno dal Partito Democratico. Mattarella, un governo neutrale fino a dicembre oppure il voto in estate o autunno. Movimento 5 Stelle e Lega alle urne tra due mesi. Forza Italia intanto valuta. Qui vedete alcuni dei big della politica nazionale. Andiamo direttamente a Spalla con gli occhielli di Reggio e Provincia, lungomare di Reggio Calabria, tra 20 giorni la riapertura dei lidi in vista della nuova stagione estiva. Varapodio, altre cartelle di pagamento, il consorzio va sciolto. E poi all'ospedale di Locri ancora problemi, un ospedale senza pace, TAC e ascensori, ancora guasti e non è una novità. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud e noi proseguiamo con il quotidiano che riserva questa apertura, vedete tutta dedicata a Calabria Verde. Oliverio, il presidente della regione Calabria, è indagato, contestato il distacco del sindaco di Acquaro che replica sereno, leggerò le carte. Lo ha comunicato lo stesso presidente ieri, indagine anche su Iacucci, Trematerra e altri tre. La nomina sarebbe frutto di strategie politiche. Lo stallo politico invece, vedete qui il Presidente della Repubblica Mattarella, governo neutrale o al voto, vedete Mattarella parla alla stampa dopo le consultazioni. Lavoro, la Regione punta sulle start-up per il futuro dell'occupazione, al via la gara di idee di impresa. E ancora Crotone, esplosione in un'abitazione, due morti e quattro feriti. Ipotesi malfunzionamento della caldaia, coinvolti tre bambini di cui una in gravi condizioni, è stata trasferita al centro grandi ustionati di Bari. E poi la tragedia a Paola, tragico schianto, muore bimbo di 3 anni, stava rientrando con il padre dal Luna Park dove erano in corso i festeggiamenti di San Francesco di Paola. Il taglio basso, Reggio, lidi a giugno, pericolo tamponato, vertice di amministratori, Confcommercio ed esercenti per salvare la stagione turistica. Intervento tecnico a carico del comune per eliminare gli sversamenti anomali. Invece a Malvito si rompe una condotta, frana tutto, evacuate 4 famiglie. I tagli alti, i titoli sottotestata ad iniziare dall'autobomba di Limbadi, la madre di Vinci, ci stanno facendo morire, dice Rosaria Scarpulla. Testi non protetti, pentito minacciato e pestato nel sito segreto, ed è qui il pentito. Signi Fredi, ancora misteri italiani, caso Gregory, la sorella chiede aiuto dopo 35 anni. Lasciamo anche il quotidiano del sud, occhiata veloce anche al nostro portale www.telemia.it. eccolo, domina la notizia della tragedia di Crotone, esplosione in una casa, 2 morti, tra i feriti ci sono 3 bimbi. A Roccella, confermata la bandiera blu degli approdi al porto delle Grazie, un importante riconoscimento dunque per Roccella Ionica. Intanto 9 alla Calabria le bandiere blu, 2 in più rispetto al 2017. Il Roccella è salvo, l'abbiamo detto ripetutamente ieri, e ancora una volta oggi l'approfondimento dopo la bella salvezza maturata dopo la vittoria di domenica. Non ci sono altre notizie sul nostro portale, possiamo tranquillamente staccare con il nostro sito www.telemia.it. andiamo ad iniziare subito la prima parte della nostra rassegna stampa con i fatti più importanti che riporta il quotidiano del sud, e facciamo subito un giro su quella che è la situazione politica perché si potrebbe ritornare al voto. Vediamo qual è la situazione. Mattarella e i partiti, governo neutro, si è concluso infatti il terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale, non c'è alcuna maggioranza, il presidente esecutivo non politico fino a dicembre, o voto in estate o autunno con rischi, coro di no alle urne l'8 o il 22 di luglio. E poi lo scenario, vedete, ferie e mondiali, gli scogli estivi, sarà un'estate dove naturalmente ci saranno le incombenze delle ferie e soprattutto anche i mondiali di calcio senza l'Italia, ma sempre mondiali saranno. Qui il presidente Mattarella, il sondaggista, tendenza voti verso il
del centrodestra, dice Piepoli. Andare alle urne è sbagliato per Piepoli. Continuiamo, Democratici spinta per Gentiloni, candidato premier, e ancora andiamo a dare un'occhiata al centrodestra, il caos prende il sopravvento, tensione tra Silvio e Matteo, i leghisti chiedono più posti nelle liste. 5 Stelle, malumori sulle urne, ma Di Maio blinda la sua premiership, perplessità tra neofiti e veterani. Per quanto riguarda le altre notizie, l'autobomba di Limbadi a tenere banco oggi nei quotidiani calabresi, Rosaria è in grave pericolo, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Il legale De Vinci invoca nuovamente il servizio di scorta per la famiglia di Matteo. Attacco alle istituzioni perché sottovalutano il caso e fiducia negli inquirenti. Vedete Rosaria Scarpulla e l'avvocato Giuseppe De Pace. Vibo, ci stanno facendo morire, lo sfogo della donna, qui l'autobomba che ha ucciso Matteo Vinci. Per quanto riguarda invece Vibo Valencia, l'approfondimento sempre sulla notizia, ma la prefettura ribadisce misure adeguate, la competenza spetta al comitato per l'ordine e la sicurezza. Dura replica di De Pace, siamo all'assurdo. Continuiamo per quanto riguarda ancora le altre notizie riportate dal quotidiano del Sud. Pentito, pestato nel sito segreto, raggiunto nella località riservata da 3 sicari, ora in ospedale con prognosi di 30 giorni. L'ex commercialista della supercosca Grandi Aracri di Cutro, minacciato, ritratta tutto. E poi ancora svelò il sistema delle false fatturazioni. Poi c'è il caso appello della Carfagna per la sorella di Lea Garofalo, un altro caso senza dubbio importante. Quella che riguarda Marisa Garofalo, che appare in questa foto, si rivolge anche a Minniti, fondo antimafia dice da concedere. Adesso ci occupiamo di trasporti, Galleria Santo Marco, RFI avverte sui pericoli del tunnel. Ieri due comunicazioni al personale viaggiante, i sentieri pedonali non praticabili e la rete telefonica non funzionante, vedete la fase finale dei lavori di ristrutturazione nella Galleria Santo Marco. E poi si parla di balneazione quando manca veramente poco alla stagione estiva. In Calabria due nuove bandiere blu, Tortora e Sellia Marina, le località premiate quest'anno dalla FE. 9 in totale le spiagge certificate come eccellenti e 2 gli approdi, Cetraro e Roccella. Il caso Ance, venerdì ci saranno le dimissioni di Caruso, la decisione presa dopo l'interdittiva antimafia all'impresa del presidente Catanzarese. Proseguiamo velocemente con quelli che sono gli altri fatti e la notizia del giorno. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, è indagato. Calabria Verde, vedete Oliverio indagato. I giudici di Catanzaro contestano il distacco del sindaco di Acquaro. Lo ha comunicato lo stesso presidente, indagine anche su Iacucci, Trematerra e altri 3. Qui in questa foto Franco Iacucci e Mario Oliverio. La nomina sarebbe frutto di strategie meramente politiche. Qui il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barillaro. C'eravamo tanto amati, ancora politica, lo strappo sul terreno e i due partiti della Presila a Casali del Manco, come a Diamante, il PD Sassolo litigare. CNR o GSTN dei lavoratori di Piano Lago, contrari allo spostamento della sede, Oliverio scrive al presidente. Andiamo ad occuparci della notizia di pagina 13, via la competizione di idee impresa, in 10 si contenderanno il primato, selezioni nei 3 atenei calabresi, presentata la 10ª edizione della gara fra start-up organizzata dalla regione. Un sopralluogo sulla viabilità vibonese invece, velocemente avanti, perché c'è stata questa terribile e triste notizia che arriva da Paola. Schianto, muore bimbo di 3 anni, rientravano dal Luna Park dopo una serata trascorsa per i festeggiamenti di San Francesco di Paola. Il padre ha distrutto il pronto soccorso a Fuscaldo e lutto cittadino. Tragico incidente mentre il piccolo tornava dunque con suo papà da una serata al Luna Park. Vedete il piccolo Mario Maio nella foto, la grande porta rotta da parte del padre per la rabbia. Catanzaro per 6 anni, impiegato al CAF CISL senza contratto e senza retribuzione. A marzo il licenziamento, ora il ricorso in tribunale. Lotta al crimine, fiumi di droga dalla Calabria alla Svizzera, scattano 13 arresti, originari tutti del Regino. L'operazione della Polizia di Stato, traffici gestiti da indagati legati all'Andrangheta. Invece a Catanzaro concessi domiciliari a uno dei fermati per la mega rapina al Cavù di Caraffa. Esce dal carcere il 70enne ammirato. Non ci sono altre notizie importanti, tranne che a Malvito si rompe una condotta e frana tutto. Direttamente nelle pagine che riguardano la Locride, ci occupiamo subito di comprensorio per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa. A Roccella la 16ª bandiera blu, una bella notizia
che fa felice la Locride, soprattutto la provincia e soprattutto Roccella. Il vessillo degli approdi turistici anche quest'anno al Porto delle Grazie, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale. Vedete uno scolcio di Roccella Ionica in questa bella veduta. Ardore, danni non risarcibili se derivati da caso fortuito per eventi alluvionali calamitosi ed eccezionali. Stiamo completando la prima parte, nel frattempo Bivongi, ma anche il rendiconto di gestione, il prefetto diffida il comune. L'esercizio finanziario non è stato approvato. Nuovo termine entro il 23 maggio prossimo. Poi benestare, detenzione armi e stupefacenti, arrestato un 23enne. Danni non risarcibili se derivati da caso fortuito per eventi alluvionali, calamitosi ed eccezionali, abbiamo detto di Ardore. E noi chiudiamo adesso con Caulonia, perché la situazione a Caulonia non è delle migliori. Tasse, rifiuti alte, cittadini infuriati. Il sindaco: stiamo lavorando, dice Chiete Belcastro, per garantire a breve un corretto smaltimento. Il comune obbligato ad aumentare le tariffe per la mancanza della differenziata. A Staite, ricerca personale per lavoro occasionale, gli interessati potranno presentare domanda entro venerdì prossimo. E l'ultima notizia arriva da Brancaleone: aiutare gli immigrati, la solidarietà dei residenti, entità territoriale sensibile con buoni rapporti di amicizia e collaborazione. Direttamente a Gazzetta del Sud per completare la nostra rassegna stampa di oggi e aprire la seconda parte direttamente nelle pagine regionali. Le pagine Calabria si occupano subito della notizia di Oliverio, che è indagato, e la notizia che domina oggi: proroga sospetta, indagato dunque Oliverio, in carico per finalità politiche, sotto accusa anche l'ex assessore Trematerra. Gli inquirenti: serviva una persona di fiducia in grado di orientare il bacino elettorale degli operai forestali. La procura di Catanzaro chiude il cerchio sul comando del sindaco di Acquaro e Calabria Verde. Zona D'Emme indica al PD la strada per tornare a macinare politica. La crisi del PD dopo la sconfitta del 4 marzo, ieri a Rende, riunione con i militanti, niente interventi dei soliti noti, parola ai rappresentanti locali. Bevacqua dice no alla solita liturgia del congresso mirato al riposizionamento dei gruppi dirigenti. Il deputato del Movimento 5 Stelle è querelato dall'ex senatore, processa Lamezia per Pino d'Ippolito. Ad accusarlo è Piero Aiello. Il grillino: mai detto che Aiello è stato rinviato a giudizio. Colpo di scena, l'imputato tira fuori un CD che in pratica lo scagionerebbe da ogni accusa. Completiamo: una scorta vera, non misure evanescenti, la vicenda di Limbadi. L'avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia di Matteo Vinci, ucciso con un'autobomba a Limbadi, chiede una maggiore tutela per la madre. Eccola in questa foto, Rosaria Scarpulla. Intanto ieri sopralluogo dei RIS e del medico legale sulla Ford Fiesta e sul luogo dell'esplosione. Vandali in azione a Reggio, e non è la prima volta. Tragico schianto invece: durante la notte perde la vita un bambino di 3 anni, abbiamo detto prima, rientravano da Luna Park con il padre nella festa di San Francesco. Medi e minori, nasce la Consulta a Reggio, organismo di consulenza del Garante per l'infanzia. Giuseppe Soluri, Edoardo Lamberti Castronovo e Angela Caruso, i tre componenti che fanno parte della nuova Consulta. Esplode una caldaia, la tragedia invece di Crotone, 2 morti e 5 feriti, notizie che avete potuto leggere nel dettaglio anche sul nostro portale. E poi un mare da sogno in Calabria, adesso sono 9 le bandiere blu. L'ambito riconoscimento pure a Tortora e Sellia Marina. Nel Regino Roccella si conferma anche tra gli approdi turistici. Vedete, scenario d'incanto senza dubbio. Quella di Roccella è una delle storiche bandiere blu calabresi. Complimenti alla città roccellese per questo importante riconoscimento. Chiudiamo con la Ionica per quanto riguarda le notizie di Gazzetta, direttamente ad occuparci di San Luca. Ecco i perché di un'intitolazione emblematica. Qui Aldo Maria Moraci, che è presidente della Fondazione Corrado Alvaro. Lo stadio di San Luca dedicato a Corrado Alvaro, il presidente dell'omonima fondazione, scrive al commissario: Moraci è scelta nel segno di quei valori per cui ha speso tutta la sua vita. Elevato dallo scrittore nell'immaginario letterario a paese dell'anima in tutta la sua opera. Bianco, risparmio energetico concesso al comune, 523.000 euro. Ospedale di Locri, tacchi, ascensori in tilt, disagi a raffica per i pazienti. La Guilla FPL, il nosocomio sembra non avere requisiti generali di sicurezza. Il guasto segnalato dalla direzione ospedaliera alla ditta che gestisce il servizio di manutenzione. A Caulonia i 5 Stelle snobbano Officina delle Idee. Chiudiamo con questa notizia che arriva da Locri, perché si va verso le comunali. Verso le comunali, col fiato sospeso, c'è suspense tra malori improvvisi, quello di Guerrieri, e riunioni interminabili. Locri rinasce, avrà un peso decisivo sulla scelta del candidato a sindaco. Qui Giuseppe Lombardo, sindaco, ex sindaco della città di Locri, potrebbe essere l'ago della bilancia. Un
progetto per utilizzare le onde del mare come risorsa energetica, un incontro informativo a Siderno. Invece per la cronaca giudiziaria, vedete, l'operazione Idra conclude le indagini preliminari. Nella max operazione risultano coinvolte ben 122 persone. Artisti uniti per la ricerca contro le migrazioni sanitarie, la bella iniziativa di Siderno. A benestare invece giovani in manette per droghe e munizioni. Locri, Rotari, gemellaggio con Santo Domingo. Era questa l'ultima notizia di Gazzetta del Sud. Non vediamo aggiornamenti neppure sul nostro portale. Ci fermiamo qui per la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo che ci ritroveremo questa sera alle 19, speciale 60 News elezioni amministrative a Gioiosa. In studio il candidato a sindaco della lista Cambiamo Gioiosa, l'avvocato Tito Greco, per fare il punto della campagna elettorale che sta ormai entrando nel vivo a Gioiosa Ionica. Grazie per averci seguito, buona continuazione di giornata. Temi Energy, l'energia alternativa direttamente a casa tua. Fotovoltaico, la nuova frontiera dell'energia solare. Il solare termico, l'energia gratuita fornita dal sole per scaldare acqua e casa. Eolico, altra frontiera di energia alternativa. Inoltre impianti di climatizzazione e riscaldamento senza emissioni di CO2 nell'aria. Materiale elettrico e sicurezza, illuminazione a LED, bioedilizia e pellicole per vetri. E mobility, scooter e bici elettriche. Temi Energy, contrada riposo a Locri, la vita è tua. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore Gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lopi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.